Ciao, bentrovati, bentornati a tutti a quel momento del mese in cui facciamo il video sui prodotti finiti. Ho cambiato busta, l'altra non so neanche dove è andata a finire. Questa è una sacca di Tezenis, una di quelle che vi regalano quando d'estate fanno queste promozioni, quando comprate magari costumi, qualcosa per il mare. Ne ho un paio di queste e le uso come shopper, anche per la spesa a volte. Allora, prima di farvi vedere i prodotti che ho finito, siccome non sono tantissimi, spendo due parole sul rossetto che porto, che mi è arrivato qualche giorno fa, e vi dico anche cosa ne penso, se ne vale la pena oppure no, perché è un tipo di rossetto un po' particolare e anche un po' costoso. Sto parlando dei rossetti di Pat McGrath, che è una makeup artist molto conosciuta negli Stati Uniti. Questa è la scatolina dove arriva, un po' vintage. Negli anni che furono, diversi decenni fa, si usavano queste scatoline per i rossetti. Hanno un nastrino qui che si slega, si srotola, si apre. È fatta molto bene, davvero carino da regalare. E il rossetto è un matte trans, cioè un rossetto matte. Questo è il packaging dei rossetti di Pat McGrath con le labbra disegnate qui. Sono davvero un oggetto di culto. E questo è il Beautiful Stranger. Vediamo se ho preso gli occhiali, così vi dico anche il numero se c'è. Allora, Beautiful Stranger 047 Matte Trans Lipstick. Allora, è un rosa corallo, così lo descrive il sito, e questo è il colore. Oddio, io non lo vedo così corallo, a me sembra rosa pescato. Comunque, sì, siamo lì. Bello, molto bello. Io lo vedo molto primaverile. Su di me è più scuro, sulle labbra è più scuro, perché ovviamente io ho le labbra pigmentate, più scure del colore del rossetto. E quindi, se la vedete più neutra rispetto a me, il rossetto risulterà più chiaro, più luminoso. È un matte, ha una formula meravigliosa perché questi rossetti non si sentono assolutamente sulle labbra, vi assicuro che è come non averli. Ed è un rossetto piuttosto costoso. Vale la pena averlo? Allora, vi devo dire, secondo me no, non vale la pena, soprattutto non vale la pena. Allora, il rossetto è stupendo, meraviglioso, è di qualità, è iconico, è bellissimo. Immaginate il gesto in cui lo mettete in borsa, lo tirate fuori e vi andate nel bagno di una toilette da qualche parte. Insomma, mi fa pensare a queste cose un po' da altri tempi, no? Però anche la formula è eccezionale, è davvero un rossetto di alto livello. E anche la durata è abbastanza buona per quello che ho potuto testare. Devo testarlo bene a una cena importante quando si potrà fare, perché per il momento non è cosa. Solo che ho avuto un problema enorme con il servizio clienti. Cioè, io ho ordinato questo rossetto il 9 dicembre e mi è arrivato pochi giorni fa. E oltretutto ho ricevuto solo una mail all'inizio. Mi hanno avvisato, ma non solo io, altre persone, tantissime persone si sono ritrovate con questo problema. Sicuramente il periodo di Natale, il problema del Covid, ok. Però io ho ricevuto solo una mail all'inizio, dopodiché il nulla, e non rispondevano a nessuna mail, insomma, a nessun reclamo da parte mia, proprio il nulla, il deserto. E fino a che poi, tra l'altro, ho fatto due ordini e un altro era un regalo, e quindi lasciamo stare. Alla fine quello lasciamo perdere, perché ovviamente ha preso un'altra piega. Riguardo a questo, io lo volevo annullare perché avevo mandato la richiesta di annullamento. Su quell'altro mi hanno mandato loro invece notifica che i prodotti erano esauriti, invece su questo mio no, però non arrivava. E quindi alla fine, quando io li ho minacciati di aprire la contestazione, esattamente il giorno dopo mi è stato consegnato il rossetto. Contestazione con PayPal, che in realtà ho aperto la contestazione con PayPal. Ecco perché io, quando posso, faccio gli acquisti online tramite PayPal, perché vi protegge. Quindi non comprerò mai più io da Pat McGrath. Se dovessi trovare questo brand in vendita da altre parti, allora ci penserò. Però da loro no. Comunque, ce l'ho, è bello.
e me lo godrò. Allora, veniamo un po' ai prodotti finiti di questo mese. Che cosa c'è di particolare? Ma cose un po' di ordinaria amministrazione. Ho finito un sapone gigantesco per viso, corpo e mani. E anche per viso mi pare fosse questo. Allora, vediamo un po' se c'è scritto. Sapone del Mugello, extra puro alla lavanda per mani, viso e corpo. Questo è tutto made in Italy ed è un sapone extra puro, extra delicato. E questo quanto è? Un litro. Io l'ho utilizzato travasandolo nei contenitori, insomma, più piccoli per tenerli nel bagno, nella cucina, e quindi così piano piano l'ho utilizzato, perché questo giusto si può tenere su una vasca, insomma, enorme, gigantesco. È un sapone molto delicato per lavare le mani e io l'ho utilizzato prevalentemente per quello. E ha un delicato profumo di lavanda, sembra un sapone puro senza troppe schifezze aggiunte. Io non conosco bene cioè ho sentito parlare del brand del sapone del Mugello, ne ho sentito parlare perché sono legati anche ad un'altra azienda che è Ecobio, cioè c'è un'altra azienda Ecobio che mi sembra sia loro, però non vorrei dire stupidaggini adesso. E l'ho trovato d'acqua e sapone, c'erano anche quelli con il dispenser. Più piccoli, però io l'ho preso così grande perché volevo appunto una ricarica. È buono, ve lo consiglio. Ho finito anche con enorme dispiacere questo bagnoschiuma al miele di Sien. Questo si chiama Honey Love e l'ho davvero adorato. Questo bagnoschiuma, buonissimo. Questo veramente è stata una coccola nel mese di gennaio, di dicembre e gennaio. Ha un profumo al miele che mi ricorda tantissimo il bagnoschiuma al miele della Perlier, che ho usato per tanti tanti anni. Ho terminato anche questo, che vi ho consigliato già diverse volte, ve ne ho parlato. Ne ho altri due di scorta ed è il bagnoschiuma di Faberlic della linea Lovely Moments alla crostata. Questa è una linea che ha vari gusti dolci. L'avevo preso anche alla mele e alla cannella, buonissimo. Ora l'ho preso anche al mandarino speziato e poi un altro alle bacche invernali, mi sembra c'è. Comunque questo è adorabile, davvero sa di torta della nonna, è buonissimo, molto delicato sulla pelle, lava bene, fa una buona schiuma, però comunque rimane delicato e ha un profumo fantastico. Allora, vediamo un po' cos'altro vi devo far vedere. Una tintura di Faberlic, questa è la 501, il colore 501, che sarebbe il Mocha, e della linea Salon Care Silk Color. Al momento questa è quella che ho preso più volte e che mi piace molto per consistenza, anche per i colori che ha, e mi piace anche molto la botanica. L'altra linea la trovo è sempre comunque buona ed ha dei colori bellissimi. Però ha la Expert, però ha una consistenza più dura, più compatta, quindi dal tubetto si fa un po' più fatica a farla uscire. Questa è perfetta, fluida, il giusto. E sono tinture tradizionali, quindi contengono l'ammoniaca, però fra tre linee, insomma, si può un po' spaziare, ci si può sbizzarrire. Poi ho terminato di linea Nuvance, cioè Todis, dei dischetti struccanti per appunto il démaquillage di puro cotone. Questi sono abbastanza buoni. Ho terminato questo gel di aloe vera della Zuccari. Sì, questo è quello della Zuccari ed è al 100%, quindi è puro, puro, puro 100% aloe vera, puro succo di aloe. Quindi validissimo. Questo l'ho pagato. Non mi ricordo, tra i 10 e i 15 euro, è possibile, perché qui non si vede più, forse 3, forse più 15, però
Però vedete che qui ci sono alcune farmacie, da me c'è la serie di farmacie che si chiamano Farmacrimi, che mettono spesso diversi prodotti scontati, quindi due al prezzo di uno, oppure due, ne prendi due e te ne regalano uno, quindi con il 33% di sconto più o meno dovrebbe essere così. E questo io l'ho utilizzato soprattutto per fare massaggi liftanti con il No Face, però anche l'estate per lenire le scottature. Vabbè, il gel di aloe serve un po' a tutto ed è molto buono, se non fosse che ha un odore molto forte, quindi questo utilizzarlo nel viso per fare il massaggio appunto con la microcorrente, che serve un gel acquoso, quindi il gel di aloe è perfetto, è un po' fastidioso l'odore perché ha veramente l'odore del puro succo di aloe. Poi ho terminato un po' di cose di Faberlic. E questo tonico della Botanica, che ha mi sembra il 95% di ingredienti di origine naturale, mi sembra la linea Botanica, appunto, è fatta prevalentemente con ingredienti di origine naturale. Ora qui non si vede più al melograno, sì, un tonico al melograno che mi è piaciuto molto, è molto fresco. Io l'ho usato anche travasandolo in uno spruzzino per rinfrescare il viso. Questo serve per dare anche un po', no, una rinfrescata al trucco. E ve lo consiglio perché è un buon tonico fatto con appunto con ingredienti naturali e non irrita assolutamente la pelle e ha un prezzo molto molto basso. Se siete consulenti o clienti, dateci un occhio a questa linea botanica perché ha tante cose molto interessanti. Le salviettine per l'igiene intima della linea, sempre Faberlic Expert Pharma, che è la linea di parafarmacia, sono molto buone, queste sono davvero delicate. Piano piano proverò un po' di prodotti di questa linea, per ora quello che ho provato mi sta piacendo. Ho preso recentemente anche lo shampoo contro la caduta dei capelli, che mi hanno detto essere validissimo, però non l'ho ancora iniziato. Comunque queste mi sono piaciute e mi sono pentita di non averne prese di più. Poi recentemente con la linea NV4 Faberlic ha lanciato anche i cerottini per il naso per togliere le imperfezioni. Allora, questi sono con Hamamelis e carbone nero e infatti sono anche neri, questi qui. Non mi piace il fatto che siano neri perché non si vede bene quando togliete cosa togliete. E sono abbastanza validi, li abbiamo usati sia io che mio figlio, Carlo, il maggiore. Questi sono quattro in tutto, quindi io ne ho usati due e lui due e ne prenderò ancora. Strappano parecchio, cioè questi sono non delicatissimi, però insomma alla fine devono fare quello, ecco. Non è che fanno la giretta, però no. Sono insomma, mi sembrano validi, però li devo testare meglio perché quattro sono pochi, secondo me, per farsi un'idea. Poi ho terminato questo mascara, c'è cioè un capello attaccato. Questo mascara che ha un packaging bellissimo, non mi ricordo come si chiamava questa linea, comunque è quella un po' più lussuosa, nero. Ce ne sono due, uno è questo e uno è col packaging dorato e l'altro ha il packaging rosso. Lo scovolino è così. Io questo ce l'ho da luglio, sì, da fine luglio, mi pare i primi di agosto, quindi ho usato solo lui, quindi ha avuto una vita lunga e sono contenta di averlo provato e lo riprenderò nell'altro colore, l'altra versione. Questo era, mi sembra, volumizzante e mi è piaciuto parecchio, è un bel mascara e quindi lo riprenderò. E poi ho terminato un campione di una crema fluida di Erbolario della linea Giada. Albero di Giada, questa non mi è piaciuta per niente. L'ho trovata fastidiosa questa fragranza. Io questo profumo non credo di averlo annusato quando è uscito. Non so perché, forse mi è sfuggito, non ho idea, però l'ho trovato proprio fastidioso come profumo. E non so bene che cosa, quali essenze ci siano qui perché veramente lo trovo molto molto pungente, però la crema fluida è buona, ha il 96% di ingredienti di origine naturale. Le creme di Erbolario hanno un buon inci, sono senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti sintetici e senza petrolati. Questa crema, a differenza di altre di Erbolario, è piuttosto fluida.
Quindi è anche piacevole perché si assorbe molto facilmente, mentre altre creme di erbolario sono più burrose, più corpose. Quindi la consistenza mi è piaciuta molto. È fresca, è idratante, però davvero l'odore non lo tollero. Mi ha proprio dato fastidio e non so che io non so che essenze ci siano. Qui appunto non lo dice. Vediamo un po'. No, scusate, forse dice un green floral, sì, un floreale verde. Allora, profumazione verde fiorita che coglie le sue virtù dal meraviglioso albero di Giada. Non saprei. Comunque per me è bocciato come fragranza, ma la consistenza è buona. Grazie per avermi seguita. Ci vediamo al prossimo mese con i finiti del mese prossimo. Un bacione, ciao ciao!